Dave, siamo arrivati all'ultima partita. Che cosa vuoi dire in tua discolpa? Abbiamo fatto troppo presto. Vabbè, però ti devi inventare anche qualcosa di diverso, troppo facile. A fine serata non fa più. Cioè, devi farlo all'inizio, poi qualcosa. Devi avere, no? Scaling come Kog'Maw. Cioè, mettiti un cappello, non lo so. Siamo No! pronti per vedere Underworld Esports contro Angry Bazza, dopo che al mio collega cade il naso, e non solo oserei dire, ma lo scopriremo in La questa dignità. Ah partita. no, quella non c'è, Vediamo che quindi. cosa sta per succedere, perché abbiamo due team questa volta ancora, o meglio, abbiamo due team che già facevano parte di Proving Grounds, che si sfideranno ancora una volta, e ho visto che c'è stato un po' di dissing all'interno dell'internet durante la pausa, con dei meme che sono stati elargiti quasi per mostrare da parte di un team quanto fosse superiore rispetto all'altro. E quindi l'aria si fa un po' tesa, si Ci scalda, no? C'è un po' di piace il tensione dramma. nell'aria. E quindi scopriremo chi effettivamente dopo questa partita avrà avuto ragione o chi avrà memato un po' più del solito. Ci piace il dramma, ci piace tanto. Più che altro sono stati tanto bistrattati questi Underworld anche durante le tier list che sono state fatte nel mondo di Twitter. Vero. E il coach ci ha rilevato, ci ha detto che vuol cercare di mostrare tutt'altro. Ora, anche qui, essendo un roster totalmente nuovo rispetto a quello che abbiamo visto anche in precedenza, essendoci però anche, per esempio, Undefined, ex Deltaland, Finn, ex Atleta, abbiamo visto, cioè, essendoci giocatori nuovi, ma comunque l'esperienza, c'è bisogno di tempo anche per questa squadra. Come c'è bisogno di tempo anche per il GGF, per le squadre nuove in cui hai bisogno di fronteggiare la realtà del campionato, non ti bastano le scrim. E quindi c'è bisogno di tempo anche per questa squadra. Per gli Angry Birds invece è un discorso totalmente diverso, perché hanno cambiato il support, ora è entrato Kubo, è entrato Vic come mid laner al posto di Alix, ma la forma della squadra rimane quella. Potrebbe essere anche a livello di playstyle, perché abbiamo visto anche, per chi si ricorda lo scorso split, i Birds andare a giocare tanto side con Alix e Ilixu, mio padre, che cercava appunto di giocare tantissimo per le side. Potrebbe rimanere la stessa cosa, come potrebbe cambiare tutto. Andiamolo a scoprire con questa fase di draft. Quarta partita e ultima della giornata, bannata subito Zeri assieme anche a questo mostro del Void, Lora Attendant, quindi mi raccomando, che si chiama Kha'Zix. Soprattutto a me piace il ban di Zeri, perché fino ad ora non è stata prioritizzata per niente la build Trinity Runan, e non mi ricordo qual è il terzo item, comunque quella build lì va devasti, anche solo con la Trinity, ok? È devastante cosa può fare quel campione. Lucian, che ovviamente viene eliminato, l'abbiamo visto in tre quarti, in due terzi, e ora in due quarti delle partite di oggi. Giusto così andarlo a bannare, altri ban possono essere inseriti avendo eliminato scusate, Lucian, sicuramente Nico e anche per esempio Emilio, perché in ogni caso è forte anche con Aphelios, molto forte con Aphelios. Teniamolo d'occhio perché Emilio è un support che sta essendo molto prioritizzato in queste patch, perché non mi viene da dire solamente la 13.11 perché poi arriverà la 12 e insomma andrà sempre più in questa direzione, quindi è da tenere d'occhio non solo perché ci sono delle statistiche a favore, ma perché è proprio un campione che va a collimare molto bene con le esigenze che ci sono adesso, soprattutto pensando anche agli AD carry. Bannato anche Darius per rispetto di Ilixu, ma in questo Mio momento padre. assistiamo all'ultimo ban. Ban di Jarvan IV per Amulfin. A questo punto vai disponibile, ma qua disponibile ci sono ancora tanti campioni a disposizione, anche perché andando a targettare per esempio Darus ti va a eliminare appunto la possibilità di prendere campioni come Emilio. Infatti viene appunto showato e viene addirittura preso e lascia la scelta del jungler all'avversario. Ciò significa che Maokai in Tumilio potrebbe essere difficoltoso, appunto per il discorso della Suprema. In Tumilio sai che devi prendere
Blitzcrank, devi prendere dei salti in aria oppure altri enchanter. Queste sono le due vie per bloccare Emilio perché altrimenti prende troppo spazio e non riesci più a fare nulla per il sustain, per il range e anche per... mi piace contro Emilio. Vuoi essere aggressivo contro Emilio? E questo è un modo per vincere contro Emilio. Angry Birds entrano nella landa di Proving Grounds a gamba tesa, forse dovremmo dire ad ascia tesa, perché arriva per la gioia della nostra regia e per la gioia di tutti e tutte le fan di questo campione, Draven, in accoppiata con il suo jungler che sarà Viego. Sarà aggressivi. Qui non ci vedrei male un Blitzcrank, per esempio. Perché tanto sai che comunque dall'altra parte non può essere piccato. Con Draven, forte sinergia. Contro Emilio, broken. E anche con Viego in realtà è molto broken. Quindi qui l'inserimento di Blitzcrank potrebbe essere molto funzionale. Dall'altra parte Finn va a prendere un campione molto importante che ha dato tanto, ok, nella sua carriera come Xingqiao. L'abbiamo visto tanto con gli atleta. Con questo campione, e a questo punto con Emilio cosa vai a prendere? Miss Fortune è particolare, ma mi piace perché regge il fatto del essere aggressivo contro Draven, hai più range tramite Emilio e quindi puoi attaccare prima che lui possa tirarti un'ascia. Quindi l'idea è geniale. È da verificare, perché l'obiettivo è proprio quello di tenere Draven a distanza, ma Draven non ha interesse di essere particolarmente aggressivo, perché più tempo passa indisturbato, più Ashe può collezionare. E assieme a Draven non arriverà un Blitzcrank, ma arriverà un support da hard engaging come Nautilus ad affiancarlo. Un'ottima selezione, considerato il fatto che ha l'intero kit basato sul mentore controlli, e darà a Draven il tempo di far valere le sue stack adorazione. In giungla vedremo Xingqiao, ottima risposta a Viego per quanto riguarda l'early game. Sono due duellanti che vorranno quindi andare a giocare molto in ottica pre-livello 3, sulla quale loro possono far leva e sulla quale possono giocare molto bene, sia per quanto riguarda gli obiettivi, sia per quanto riguarda i gank. Vediamo la seconda fase di ban. Sicuramente Ornn perché rimane comunque un campione molto forte anche per esempio Blind. La cosa che potrebbe essere difficoltosa in Two Nautilus è che anche qui Emilio potrebbe dargli fastidio appunto tramite la sua Q. Quindi significa che per quanto sia un ottimo campione con Draven, con Viego, quasi allo stesso modo di Blitzcrank, potrebbe faticare in Two Emilio. Però in realtà l'idea di avere un salto in aria comunque funzionale per tutto il discorso che abbiamo fatto proprio in relazione al scontrare Emilio con cui ha bisogno di salti in aria. I ban che vanno avanti perché comunque c'è Syndra, campione molto forte anche blind, Xante che abbiamo visto molto importante nella partita precedente ed ovviamente Olaf. Quando ci sono tanti controlli, Olaf può essere decisivo. Tanti ban verso la corsia superiore, la quale non viene ancora selezionata, sembra voler essere lasciata per ultima, e vedremo adesso quindi cosa selezioneranno gli Underworld Esports per rispondere forse ad Annie, oppure... Allora, blind non lo so. L'idea è buona, ma potrebbe essere molto rischioso. Perché puoi andarti a prendere un counter pick non indifferente. Va, si va comunque diretto. Quindi grande coraggio qui dal top laner degli Underworld. E a questo punto, come mid laner, puoi andare a prendere Viktor per avere lo free scaling. Puoi anche prendere Galio in combinazione a Xingqiao. Addirittura. Altra comunque combo molto importante con Cassio. Cassiopeia si mette in ultima posizione, selezionata dagli Underworld Esports in R5, pronta a completare la loro draft per aggiungere del danno magico che effettivamente mancava dalla loro composizione e soprattutto mettere dei controlli veramente tossici per rimanere in tema, soprattutto quando vediamo che Annie è silenziata ed è soprattutto radicata al suolo. Questo significa non poter fare scatti, non potersi muovere più di quello che si vorrebbe e quindi nemmeno poter procare anche l'aumento della mobilità tramite la E dello scudo di Annie. Quindi vedremo, in risposta a Renekton, vedremo Angry Birds selezionare per Ilixiu Jax. Potrebbe comunque non essere una lane particolarmente divertente perché l'early game di Renekton comunque si fa sentire, ma ricordiamo, Viego è come le scale,
Amaro mare? Non era esattamente così, però ci aspettiamo dell'interesse verso la top lane dal lato Angry Birds. Potrebbe arrivare, per quanto come nelle partite precedenti e per tutti i discorsi che abbiamo fatto durante tutto questo broadcast, sicuramente andare a aggredire la botlane è fondamentale. Lasciare indietro Draven significa distruggere direttamente un campione che comunque deve essere un tuo carry. Poi Jax comunque può scalare e può outscalare Rekton. Per quanto, come hai Certo. detto bene tu, l'early game può essere difficoltoso inside lane appena Jax inizia a prendere vantaggio, appena inizia a buildarsi il secondo e terzo oggetto, inizia a tirare completamente dritto. Quindi botlane che comunque è molto accesa. E Vigo dovrà giocare verso quella zona lì. Anche Xin Zhao può addirittura gankare subito a livello 3, che potrebbe essere qualcosa che non si fa da tanto tempo, ecco. È un'azione molto da self-made, cercare il gank a livello 2 addirittura. Ma potrebbe essere funzionale per andare ad aggredire una botlane che vuole essere aggressiva già da subito. E sulla botlane c'è molto da tenere gli occhi incollati, perché abbiamo visto un R1 di Draven. R1 di Draven significa cercare aggressività e viene confermata dal pick di Nautilus per appunto la corsia inferiore degli Angry Birds. Dall'altro lato si gioca una botlane molto diversa, quindi Miss Fortune con Milio, che cercano dei trade molto diversi, basati sui rallentamenti, basati sul impedire all'avversario di fare il proprio gioco. Sono curiosa di vedere come interagirà la giungla in questo tipo di composizione in corsia inferiore, ma allo stesso tempo parliamo di mid lane perché vediamo una Cassiopeia piccata contro Annie. Cassio va a giocare molto bene, sicuramente con campioni vogliono cercare lo scatto per bloccarli, però in realtà anche con campioni come Annie, con il Conqueror fra l'altro selezionato, può Benvenuti essere nella grotta un'ottima degli soluzione. evocatori. Ed eccoci qua pronti per il game 4 di Proving Grounds, prima giornata del Summer Split. Underworld Esports 30 secondi alla contro Angry generazione Birds, pronti dell'inferno. a rincontrarsi dopo l'ultimo split. E quella skin di Draven mi sembra sia una delle ultime uscite. Non ho guardato, devo darci occhio. Sicuramente quella di Vega è l'ultima. Bellissima. Bellissima skin di Draven. Direi molto, molto bella e sicuramente fa fare più danni, no? Quando una skin è bella, si sa, ti permette di scaricare più danni. Ma, come abbiamo detto, importanza con la Benvenuti corsia nella inferiore, stagione. soprattutto con Miss Fortune, che può andare in una build anche Lethality con la Yomu, che è un item veramente molto forte in questo spot di meta con la 13.11 nerfato, se non erro, nella 12 o nella 11, se non erro, ma comunque rimane un item fondamentale. Ho visto delle build addirittura senza scarpe per Miss Fortune, che con la passiva da W e con la Yomu inizia a essere velocissima. Andiamo a vedere ora come si posizionano i due team. Vediamo Omulfin che, come Kiki, startano dal proprio red buff per poi portarsi quindi alla parte opposta di mappa. Si potrebbe presumere che potrebbero interessarsi ad un jungling verticale, ma vedremo se ce ne saranno le premesse. Nel frattempo, Black V si inizia a far ruotare le proprie asce, inizia a farmare queste ondate. Sta già arrivando la seconda e vediamo che Miss Fortune deve stare molto attenta. Però il ragionamento dietro a Miss Fortune è proprio il fatto che ha un pattern di trade molto simile. Comunque vuole utilizzare quella d'attacco con la passiva, scaricare tanto danno e ha più range. Subito con Attenzione. l'ancora, non riesce però a connettere degli autoattacchi Blackbeard, quindi continuerà a farmare in tranquillità. E continuano ad essere aggressivi, devono continuare così, hanno il vantaggio dello 2 che ovviamente viene rispettato dalla botlane degli Underworld. Viego che patta verso la corsia inferiore, come abbiamo detto, deve essere recuperata. Mi interessa vedere Xin Zhao, perché ovviamente Renekton va a richiedere delle attenzioni, molto più di Jax rispetto a lui proprio riguardante i jungler. E di fatti Finn a livello 3 skip i campi top lane e va subito a gankare. Ne parlavamo prima, il pericolo che Jax possa scalare è reale, quindi utilizza anche il flash, va in, ma non trova la Oh, kill! Pochissimi HP. grande giocata di Rixu qui, enorme, enorme, perché è riuscito a doggiare il flash W che avrebbe permesso di mettere il marchio e lo scatto a gratis su Finn. Perfetto,
perfetto qui per il dodge, flash, l'utilizzo della sua abilità per scattare, perfezione a livello meccanico. E questo permette di aver perso così tanto tempo a fin, e quindi permette al proprio jungler, a Kiki, di muoversi liberamente, farmare e perché no, trovarsi in vantaggio di farm, di timing per andare anche in corsa inferiore. Vediamo se riuscirà a concretizzare questo movimento, pensando al fatto che per ora è tutto molto tranquillo, se non per Viego, che si trova già in quella trifronda, pronto a cercare l'ingaggio. No, Undefined, perché hai cercato di facecheckare quel bush? Adesso dovrà utilizzare la sua cure, mettersi in salvo. Zewi si riesce a posizionare al sicuro, non aggravando la situazione. Ovviamente Mirio con la sua Q può andare a bloccare l'ingaggio delle foci spettrali di Kiki. Qui Kubo in avanti, vuole Di nuovo ingaggiare. ci riprova questa Un volta. Le asce push. connettono, costretto Undefined al flash che non aveva utilizzato prima, sia Lia sia al flash. First Blood, Draven Black V è ancora vivo, ma riesce a trovare Zewi l'uccisione. Kiki subito ad andare in con le foci spettrali, trova lo stordimento, trova l'ancora, è perfetto. È tutto posizionato dove deve essere, ma non ci sono ancora i danni sufficienti. Non è mica Draven. Troppi pochi danni, ma comunque l'ingaggio è stato ottimo per mettere in difficoltà Miss Fortune, che è costretta con una wave del genere a tornare in base. Islo push. Tave. Dica. Ho appena notato un gesto d'umiltà da parte degli Angry Bats. Lasciare in vita Miss Fortune. Doppio heal in bot lane? Grande gesto d'umiltà per gli Miss Angry Bats, Click. per far divertire ancora di più a questo gioco della Lega delle Leggende, gli Underworld Esports. Ma se li vedremo in intervista, sarò interessata a Sì, chiederlo. assolutamente sì. Dicevo, qui Kubo e Viego hanno giocato magnificamente questa giocata. Io, ovvio, non poteva fare più di tanto, i danni ancora non ci sono. Però comunque, vantaggio che è consolidato da questi Bats, anche proprio da quella corsa superiore in cui quel gank non è andato a favore. Questo ovviamente cambia le carte in tavola, perché con un gank andato a buon segno avrebbe permesso a Michelazzo di fare molto di più in questa lane. E ora con una First Blood su Draven si parte. Quella fulgore però mi fa pensare ad un Senza rivoli. Draven. Eh sì, ad un Draven che inizierà. Inizieremo a vederlo con delle build finalmente adattate alla patch corrente. Quindi dimentichiamoci a quello a cui eravamo abituati. Adesso è tutto diverso. E quella fulgore su Draven, quella Shin andrà a creare quelli che sono i nuovi item. E vedremo a questo punto anche cosa si andrà a prioritizzare, perché sappiamo sempre che c'è una serie di orientamenti, di chiese su come buildare, soprattutto gli AD carry. In questo caso anche con Zeri si parlava di Zeri da Trinity Force, sì, ma ci sono altri che dicono no, si prioritizza altro. Immagino che per Draven ci sarà un dibattito simile. Anche peggio, perché abbiamo visto sempre quanto Draven sia versatile, più che altro sull'ordine degli oggetti. Attenzione, parliamo dopo. Invece no. Ok, Kiki va indietro, non riesce ad andare in avanti. E dovremmo chiedere a Charlie Pepp. Sappiamo, grande intenditore. Dovremmo chiedere informazioni, delucidazioni a lui, sapendo appunto del fatto delle nuove build. Addirittura Samira abbiamo visto con Collector primo item e Duxblade secondo, quindi Draktar come secondo. Stiamo vedendo di tutto, ok? Tutto. Troppo. Ed è solo la prima giornata di Proving Grounds, nel senso sembra che abbiano ancora delle sorprese i team da lasciarci, ma per questa che sarà l'ultima draft della giornata abbiamo già avuto un ampio spettro di campioni che potremo aspettarci di vedere anche nelle prossime settimane. Primo drago Hextech conquistato dagli Angry Bats, vediamo che il secondo drago sarà un drago della nuvola che scongiura per la prima giornata un'anima nuvolosa. Un po' mi dispiace, ma abbiamo degli scenari molto ampi da vedere. Però vediamo anche che Spellbinder riesce ad allontanarsi dalla minaccia di Viego. E parlavamo di build, addirittura Trinity Force per Draven. Volevo dirlo, ma ho detto no, aspetta, magari mi sono persa un pezzo, non lo so. Invece si sta andando proprio lì. Devo sentire Charlie Pepp. Io qui non mi esprimo perché so di poter sbagliare e quindi lascio spazio a chi ne sa molto di più.
domani, insomma, vi parlerò della build di Draven. Comunque, Kiki, corsia superiore, cercano appunto di Buzz di sfruttare la priorità, ma devono stare comunque attenti. Fine lì, Undefined e anche Spellbinder potrebbero cercare di andare. Riescono a fare comunque un buon muro, ma Kubo sta rischiando tantissimo, costretto a flashare in avanti, utilizzata anche la suprema di Spellbinder, prova però e deve sacrificarsi Vic in onore di una difesa che purtroppo dovrà lasciare il messaggero nelle mani altrui. Vediamo che riesce a prenderlo Viego, ma si deve sacrificare Annie, si deve sacrificare Nautilus. È un trade che pesa. Tanto, perché comunque è una doppia kill su Xin Zhao, lo Xin Zhao di Finn, che abbiamo visto tanto quanto può fare questo Xin Zhao. E potrebbe essere rischioso per il mid game se non si riesce a far snowballare un Viego, che anche lui a questo punto andrà di Trinity e posso essere diventatore divino. Prova ad andare top per aiutare Michelazzo, ancora nulla. Ilixiu preso dal momento, flasha per scappare all'assedio a 3 architettato dagli Underworld Esports, e si trova ufficialmente senza spell, perché il teletrasporto l'aveva appena utilizzato per tornare in corsia, ma si deve assolutamente mettere in salvo, vista la minaccia. La stessa cosa si ripercuote in botlane, questa volta però Zewi è da solo, e Kiki potrebbe a questo punto tendere un assedio, perché no, anche un dive. Missa purtroppo la pioggia di proiettili, perché poteva andare su Kiki, ma non arriva. Arrivano le facce spettrali, cerca il controllo. L'ultimo attacco è per Black V, che riesce a prendere la kill. E ora si mette l'ondata in push e Kiki potrebbe pensare di evocare il messaggero della Landa proprio in questo momento, ma sembra di no, vuole ancora sfruttare il recall. Passiva, resettata di Draven, gol che vanno nelle sue tasche, e potrebbe tornare anche con l'item completo, che sarà effettivamente una Trinity. Deve un po' rischioso, ma comunque funzionale, anche perché Miss Fortune ha provato all'ultimo la suprema, ma non è riuscito a fare nulla. Ilixiu si salva. Il potere della lanterna su cui jumpa Jax, ma non potrà salvarsi da Michelazzo. Avevamo detto che questo early game non sarebbe stato facile. Prima ho provato ad utilizzare il flash, poi il teletrasporto. Adesso il jump con la Q sulla ward, non aveva più via di scappare. I Buzz mettono vantaggio in corsia inferiore. Dall'altra parte gli Underworld danno più vantaggio verso la giungla e corsia superiore. Come detto, sapendo che c'è Renekton, è un campione che ti va a richiedere attenzione se sei il jungler. Ora c'è comunque il Drake from the 20. Kiki e Lee non ha ancora utilizzato il messaggio della Landa. Vogliono chiudere Undefined, vogliono chiudere questa botlane. C'è Draven, appena chiuso un item, devono essere aggressivi. Ci riprova adesso in corsia inferiore, questa volta può utilizzare il messaggero della Landa prima che scada quasi al limite, ma riesce ad evocarlo in botlane dando delle placature extra anche a Draven, che ne sarà ben contento. Trend di forza già chiusa, 2-1 per la AD carry degli Angry Bats. Riusciranno a tornare al sicuro in totale tranquillità. Vediamo appunto che quindi la botlane degli Underworld Esports ha cercato di contenere i danni, ma quelle due kill sono state sufficienti per Draven per portarsi in vantaggio. Tra l'altro Miss Fortune che decide di andare a letalità, Rakdar che adesso non dà più invisibilità, però continua ad essere un item molto interessante. Sì, forse su di lei comunque si va a preferire Eclissi, ma capisco comunque l'idea. Va a dare intargettabilità, che è ancora peggio, perché molte volte vedere quel campione non puoi cliccarci, dà fastidio. Però almeno lo vedi. Sì, però tu pensa a una Samira col grilletto infernale, si prende una kill, continua col grilletto infernale, può inizia a essere intargettabile e tu non fai più niente, perché non lo puoi targettare, non ci puoi mettere controlli, e sai la potenza del grilletto infernale. È forte quell'item, rimane veramente forte. E nel frattempo gli Underworld, mentre noi parlavamo degli item, stanno andando verso l'obiettivo. Botlane potrebbe essere però troppo rischioso. I Buzz stanno andando lì, Spellbinder si sta muovendo prima però di Annie. 4 contro 3 per ora. Sembra che i Buzz pensino di riuscire a farcela lo stesso. Prova ad utilizzare lo Suprema, ma si girano in tempo. Homolfin prende l'uccisione, uccide Nautilus. Black V però inizia a far roteare le asce. Guarda come si sente, fa malissimo. Arriva la double kill anche su Kiki. Black V adesso è da solo, potrebbe fare il miracolo oppure cercare di scappare. Il flash è ancora disponibile, lo usa adesso per riposizionarsi. Vede se prova ad utilizzare il bulbo esplosivo e la double kill. E con il double crunch si fa sentire per gli Underworld.
gli Underworld hanno sfruttato alla perfezione anche il malposizionamento, il fatto che comunque Spellbinder si trovi in avanti, possa andare verso l'obiettivo, c'è soprattutto Finn in avanti. Non dobbiamo dimenticarci lui. Un altro trick del... No, dai, non è vero. Altro trick nuvoloso. Non ci sarà anima per questa sera. Che bello. Mi sono persa un pezzo. E nel frattempo prendono Drake e prendono la vita di Annie. Perché Annie è lì? Io non lo so. Perché? Però sai cosa so? So che sarà una landa oceanica. Meglio. Molto meglio. Sono contento. Sollevato, anzi. 3-1 Draven. Questa deve essere la preoccupazione degli Underworld Esports in questo momento. Xin Zhao 5-0. Ottima partenza. Però adesso bisogna iniziare a distribuire un po' di più quelle uccisioni perché abbiamo già visto nella storia di Proving Grounds Xin Zhao giocare molto bene l'early game. Questo significa aver centrato l'obiettivo. Ma dopodiché bisogna orientarsi sui propri carry, altrimenti questa crescita, il potenziale che ha di dare beneficio al team inizia sempre di più a scemare, perché dall'altra parte hai un Jax, hai un Viego, hai un Draven che si trovano già in una buona posizione e potresti essere punito per non aver coltivato prima i tuoi campioni. Vero, bisogna cercare di fare qualcosina in più. Soprattutto in realtà per i Buzz, perché è un Draven 3-1-0, devi... è 3-1-1 in realtà ora. Bisogna giocarci più intorno. Perché dall'altra parte dai vantaggio alla top lane, dai ancora più vantaggio a questa botlane allora. Cerca di costruire qualcosina in più. E in questi teamfight non hanno giocato per Draven. E questo è stato un qualcosa di sbagliato secondo me dal lato dei Buzz. Ora, Finn che si trova in corsia superiore, ovviamente ha priorità, può cercare di muoversi senza problemi. Xu chiuso sotto torre. Buzz che prendono però per fortuna perlomeno la torre in corsia inferiore. E quindi per quanto ci sono stati un po' di squilibri, siamo in una, diciamo, completa parità. In cui vediamo i Buzz dal vantaggio top bot, ma potrebbero fare di più. E vantaggio top lane che comunque si è concretizzato con un Finn enorme. Draven è sicuramente in un ottimo spot, forse un po' sotto di stack per quello che vorrebbe avere in questo momento, ma vediamo ora, corsia superiore, ancora una volta a bullizzare Elixir per neutralizzare ogni possibilità di crescita. Prova anche con il bullet time a cercare un'altra uccisione. Michelazzo trova la vita di Vic. Kiki si trova in posizione, le asce rotanti di Blackvi provano a mettere ulteriori danni, ma non sono ancora sufficienti. Riescono a disingaggiare, ma purtroppo devono cedere una torre ai Buzz. Però c'è da dire che questi Underworld stanno fightando alla perfezione, stanno fightando bene, stanno trovando gli spot in cui possono cercare di agire. E anche qui un altro fight in cui non giocano intorno, anzi giocano intorno a Draven, perché non stava nel teamfight. Devono continuare così questi Underworld, perché ora finalmente hanno preso il vantaggio. Prima anche a livello monetario non erano mai riusciti a spiccare più dell'avversario. Ora però lo vediamo con i 2000 gol di vantaggio e pian piano si faranno sentire. Back per Draven, sono curiosa di vedere quale sarà il suo prossimo item e soprattutto in che direzione sta andando. Trinity Force chiusa è una build che non vediamo molto spesso, ma è una build contemplata che appunto in una stretta cerchia di casi, diciamo, non è la più comune, ma sappiamo benissimo che Blackvi ha qualcosa in serbo per noi. Amulfin buttato dalla visione avversaria, cerca di intercettare Vic con la passiva attiva. Trovato lo stordimento, ma Elixir e Kiki sono pronti a tornare ad dar manforte al proprio mid laner. Cercano ora l'aggressione. Trovano lo stordimento. Michelazzo lascia il proprio jungler al suo destino. Vedremo a chi verrà dato lo shutdown. Proprio Elixir. Questa è una vendetta che fa male. È giusto così. Perché dare vantaggio a Jax ora è quello che ti serve per sbloccare questa partita. Ti spiego, c'è Renekton 202, può stare in side lane e può gestire il campione avversario, ma se tu vai a dare vantaggio a Jax, sapendo che può scalare con anche, fra l'altro, il Grasp, ti permette appunto di stare inside,
continuare a fare tanto e quindi giocare anche un po' 4 contro 5, ma avere sempre Jax che pusha le torri. Quindi giusto così dare anche quella kill, rimetto un po' in pari una situazione scomoda che si stava creando per i Bats, però ancora non basta. Questo deve essere un primo tassello, il secondo deve essere assolutamente questo Drake. 15 secondi, il timer inizia ad assottigliarsi e a contare sempre meno tempo alla resa dei conti. Evocato il messaggero della Landa, questa volta da lato Underworld Esports, che cercano di rompere la frontline in corsia centrale. Vedremo se riusciranno ad impedirglielo. Comunque la prima torre in mid lane cadrà per gli Angry Bats. Quindi Underworld Esports iniziano ad aprire la corsia centrale e ora si orientano prontamente verso questo drago. Potrebbe essere la seconda unità per loro. Vedremo se Diego arriverà in tempo. Deve riuscirci. Qui attenzione perché vogliono fightare. Michelazzo, Indominus pronto a fronteggiare tutti gli avversari e a tankarsi i danni. Riescono a prendere il drago. Si mette in. Costringe Vika a flashare. Si ingaggia subito con Omulfin che cerca di trovare con le cure di Milio l'avversario. Ma è stato un colpo suicida. Black V prende l'uccisione e Michelazzo prova a distogliere l'attenzione da sé per riuscire a mettere in salvo i propri alleati. Recuperano tutto il pazzo con un shutdown. Fight. Shutdown. Su Draven. Su Draven, questo è perfezione. Bats che recuperano tutto. Non riescono a prendere il Drake ed è un peccato, però riescono comunque a mettere le risorse giuste al momento giusto e rimettono in pari nel momento giusto, al posto giusto. Anche perché c'è comunque dall'altra parte una Miss Fortune che con degli item anche poco costosi riesce a fare tanto. Assion Mark. Ok, ne parliamo di questo arco di Assioma. Vorrei non parlarne più che altro. Invece hai voluto fare il color caster adesso. Dici, mi tocca anche riparlare di questi. E soprattutto di quella item. Riduzione cooldown sulla Suprema. Utilissimo, sicuramente. Miss Fortune basa tutto il suo kit sulla passiva e sul fatto che può tirare Supreme. Ci sono così tanti modi per bloccare quelle Supreme. Tu dici, vuoi tirarne così tanti in modo da non poterne bloccare anche tutte? Anche se ne sbagli una, poi... Capisco, ma devi comunque killare e snowballare. È troppo situazionale. E potrebbe essere difficoltoso far staccare la Sion Mark. Capisco per la letalità, non costa tantissimo, ma a questo punto preferisco altro. Ti dico, anche il Collector l'avrei preferito. L'ho detto, ragazzi. Il Collector è tornato a essere un item. Capite, è vero che ha delle statistiche qual è? Umane adesso. Capisci? Mentre prima era prendi 2, paghi 7. Cioè, io non penso di essere mai arrivato al punto in cui dico, hai fatto bene a buildare il Collector. È meglio buildare il Collector rispetto a qualcos'altro. Io... Arriva il grab, Nautilus si fa sentire, ma guardalo qui il bullet time. Forse potrebbe avere il suo perché tutto ciò che stavamo dicendo. Vic si difende con Tibbers, viene rallentato dal vento che diventa fulmine, ma Omulfin non riesce a raggiungerlo. Si mettono al sicuro gli Angry Bats che devono ora far valere questo leggero vantaggio strutturale, ma la partita è ancora in equilibrio e c'è... Il fatto è che gli Underworld sono ad un passo dal soul point, forzano il Baron, cercano con Viego l'inserimento, bulbo esplosivo, riesce a portarsi in avanti, ma viene subito cancellato da Michelazzo. Prendono il Baron gli Underworld Esports e iniziano a ribaltare la situazione. Fa l'occhiolino lo scudo di Milio su Spellbinder, che è pronto adesso con il blue buff e il Baron a essere ancora più minaccioso. Errore qua di questi Bats, che chi si inserisce troppo presto, Vic... Forse un po' troppo in ritardo con questo Baron, semplicemente dovevano coordinarsi meglio. Ed è un peccato, perché abbiamo visto questi Bats performare bene nello scorso split e ci hanno sorpreso tantissimo. Non sono questi Bats che conosciamo. Non stanno sfruttando al massimo le side, hanno creato una comp che comunque per metà vuole stare insieme, ma stare insieme significherebbe comunque essere spaccati un po' da Finn e Miss Fortune. È complicato, si sono andati a complicare un pochettino a livello di draft. Gli Underworld hanno la composizione sicuramente più semplice su un certo punto di vista andare a applicare,
E questo gli sta dando tanto vantaggio proprio su questi tipi di situazioni in cui possono fare tanto. 1 minuto e 10 secondi, checkpoint fondamentale di questa partita in cui gli Underworld hanno bisogno di essere lì presenti per andare a prendere il soul point e dall'altro lato i Buzz per poterli bloccare, ma c'è il Baron, è difficile bloccare un loro pushone. Passo a Multini che cerca di andare in lo stesso. Incosciente della propria fragilità, comunque potrebbe essere lo stesso un bait. Ci riprova, ma va proprio nelle fauci del leone. Blackview lo uccide e si prende la sua vita. Arriva la double kill e double crunch per Draven. Oh. E la tripla uccisione si fa sentire. Questo potrebbe tramutarsi in un futuro ban, perché quell'arco di Assioma non ha fatto tutti i danni che servivano per uccidere Draven. E nel frattempo Ixiu rincara la dose. Continuano però i Buzz a vincere questi teamfight. Non capisco perché poi non riescono a concretizzare tutto con degli obiettivi. E questa è l'unica Michelazzo, l'ha preso sul personale, va su Vic, costretto al flash. Ha ancora lo stordimento disponibile, basterebbe solo un'abilità. E invece con il tagliafetta va ancora davanti. No. Carnefecina! Vic! Enorme Vic! Dicevi che non concretizzavano... Tutto. Ed ora bisogna vedere come concretizza questo fight vinto, perché hanno fatto sprecare il Baron ed è perfetto. Di torri però sono dietro, hanno ancora le taglie obiettivo. Devono riuscire, per fortuna, a prendere la torre in top lane e forse anche Drake, però è fine lì. Attenzione, c'è anche Kubo. Kubo si mette in salvo, Amulfin molto in avanti, attenzione alle ascero tante di Draven, arriva al teletrasporto, si assicurano il secondo drago, gli Angry Buzz a 5 minuti esponerà un nuovo drago oceanico. Mi auguro che però nel frattempo nella mappa succeda dell'altro, senza giocare per forza attorno alle rotazioni di questi obiettivi neutrali, e il Baron forse è quello che inizia a spostare un po' di più le sorti di questa partita. E gli Underworld stanno comunque lavorando non solo su questi obiettivi, ma pensando anche alle strutture, perché a livello di torri loro sono in vantaggio. Sì, per quello, per quanto ora non ci sono più i tagli obiettivo, ripareggiata la situazione, a livello monetario leggero vantaggio per i Buzz, ancora nulla. Partita stratesa, perché continuano a esserci leggeri vantaggi che vanno sia da un lato e poi passano direttamente dall'altro. Situazione molto scomoda, ma ora Jax va a chiudersi il secondario. Shojin per lui. Può esserci anche uno spazio, per esempio, per un Jax da Zonia. Dico tutto ciò, ma devono riuscire a concretizzare sin side lane, bloccare Renekton e riuscire perlomeno a prendere la torre in mid lane. Ed è quello che stanno facendo proprio in questo momento. Riescono ad abbattere la loro terza struttura, parità adesso con Underworld Esports, che non è vero, mi smentiscono in questo istante. Raggiungono la quarta, abbattendo la seconda torre in corsia superiore, e a questo punto sono gli Angry Buzz che devono rincorrere gli Underworld Esports, perché abbiamo una parità praticamente equa da entrambe le parti. Se guardiamo i draghi, se guardiamo i gold, se guardiamo le torri, una torre di differenza. Solo che gli Underworld Esports hanno avuto la fortuna, o la bravura, che dir si voglia, di collezionare quel Baron che gli ha permesso un extra push. Sì, per quanto poi è stato sprecato con un fight sbagliato, comunque è stato funzionale. Questo sicuramente c'è da dirglielo e da riconoscerglielo. Ora bisogna vedere le side, bisogna vedere come gestirà Ixu appena inizierà a scalare, bisogna vedere anche come riusciranno a fightare, perché se fightano come nell'ultimo fight i Buzz possono continuare a vincere. Se Kubo è fuori posizione però... Provano a cercare ancora il fight con la Suprema di Spellbinder, però sembra non essere sufficiente. Arriva subito Amulfin che mette in riga tutti gli avversari. Guardalo qua con il Dominus. Michelazzo riesce a prendere la vita di Kiki e continua a dare frontline al proprio team per poter mettere altri danni. E il veleno di Spellbinder e il bullet time si fa sentire. Amulfin che raccoglie l'ennesima uccisione. E sembra funzionare questa composizione, ma non dimentichiamoci di Jax. Questo era quello che volevo vedere. Per quanto un fight è andato a male, c'è i Buzz con Ixu che scambiano qualcosa sulla mano. Questo è perfetto, perché comunque sono 600 gold che entrano in tasca. I danni ci riprovano. Amulfin uccide Draven, lo shutdown che praticamente gli permette di completare l'inventario di questo passo. Torna in base e prende
tutto dal mercante, no? È presente, tipo, che ti chiede, che cosa posso darti? Tutto. Torna in base con più di 1000 gold di shutdown e Homulfin dice, cosa vuoi? Sì. Sì. È come quando sei sopralivellato per una zona di Fallout o Skyrim, trovi un mercante e tu per sfizio dici: ma sai che c'è? Devo prendere tutto, va. Uno di Tu arrivi e tutto. prendi tutto perché sei ormai sopralivellato, puoi fare quello che vuoi. E questi Underworld ora con questo fight hanno fatto bingo, perché hanno giocato intorno a Draven, hanno ucciso Draven. Per quanto c'è stato lo scambio, non è stato worth per i Bats, essendoci 1000 gold di shutdown nelle mani di Finn, e possono andare anche verso il Baron. Ora pian piano la bilancia sta tendendo sempre di più verso questi Underworld, che sono a 4000 gold di vantaggio, con il Baron da sfruttare e i Bats che non sono riusciti per ora a fare nulla. Guardate gli inventari dei due giant. Cioè, Viego che non ha preso nemmeno una kill con nemmeno un item. Cioè, un item e mezzo. Finn, 3 item e mezzo con un MC spada. Che probabilmente sarà Guardian Angel. Difficile per gli Angry Birds giocare senza l'efficacia di duello di Viego, che a questo punto può ingaggiare con le fauci spettrali, ragionare su dei reset, ma recuperare 2 item e mezzo pesa. È difficile. E riescono ora gli Underworld a pushare. Hanno il Baron, devono muoversi e continuare a muoversi insieme. Rischiano però stare lì. Non devono stare lì. Perché possono tranquillamente pushare. Ci mettono tempo a regolare. Jax non sta minimamente pushando. Questa è Free Torre e soprattutto Free Inibitore. Potrebbe esserci anche il fight finale in cui se vogliono fightare gli Underworld. Cade anche l'inhibitor, Vic minaccioso con le sue full stack, provano ad ingaggiare lo stesso, Jax è distante, sarebbero 5v1, vanno prima di tutto su Kubo, eliminato in questo momento, Elixir purtroppo non può far altro che scappare, annichilito dalle tossine di Spellbinder, addirittura flasha? Ci riprova, Spellbinder ormai al dente avvelenato, according to lore, nel frattempo Vic uccide Undefined, ma non basta perché viene punito da Zayt. Meglio da Zewi, in questo momento sembra funzionare, sembra aver senso quella build da letalità con arco di assioma, con questo Homulfin che ha preso tutto ciò che poteva tenere e adesso non devono mollare, l'ultima corsa, l'ultimo assedio. Underworld Esports che però non si fanno mettere i piedi in testa, ultimo fight, cercano di fare il miracolo, riescono a farlo con la double kill di Miss Fortune. Con la build che mai avremmo pensato e contro tutti, Underworld Esports vincono. GG per questi Underworld. Partita meno scontata di oggi. Perché ogni volta c'era comunque quel fight che i Bats riuscivano a vincere. In ogni caso, subito dopo gli Underworld facevano qualcosa. E riuscivano a concretizzare con un qualcosa sulla mappa, una kill, un altro teamfight vinto. Jax non è riuscito a concretizzare nulla in quelle side. A questo punto, se volevano giocare veramente side come ci hanno insegnato, bisogna prendere qualcos'altro in quella midlane. Non Annie, bisogna prendere Sylas, bisogna prendere Akali, bisogna prendere Irelia, qualcosa di più aggressivo che può stare da sole. Puoi andare a giocare 1-3-1. Bats, qualcosa di buono c'è stato, sicuramente, la prima partita può capitare, ma c'è da rivedere qualcosa, perché ci aspettiamo di più dai filanissi dell'anno scorso, dello split scorso. Ricordiamoci in lizza per appunto la top 3 di Proving Grounds dello scorso split e che ricordiamo appunto in questa prima serata avevano forse memato un po' troppo forte prima di cantar vittoria e adesso guarda come cambiano le carte in tavola, Tave. Bisogna sempre far leva su quello che sono i fatti e forse i meme possono arrivare dopo. Però i meme sono belli. I meme sono molto Dai. belli, si possono fare meme soprattutto quando si perde. E quando si vince, cioè Allora. sono democratici i meme, vinci, fai il meme, perdi, fai il meme. Anzi, quando perdi si vede che è ancora più. Dai ancora più valore al meme in realtà. Perché quando vinci, molte volte è semplice bistrattare l'avversario. Immagina bistrattare se stessi dopo una sconfitta. Là sei su un altro livello. Sei su un altro livello, Però cioè proprio. voglio dare questa sottolineatura. Parlavamo della narrativa di quanto gli Underworld siano stati flammati dai Bats, del fatto soprattutto che venivano considerati non i più scarsi, ma comunque sotto livello pro gro. Oggi hanno dimostrato tutt'altro. Devono sistemare tante cose, ma è un passo importante per cercare di creare una miracle run per
per puntare a non andare in relegazione. Dillo. Playout, ok, le chiamo così come nel calcio, in relegation. Ok, ce l'ho fatta! Sì, so Grande. parlare. E dopo Perfetto. questo successo del mio collega nel riuscire ad esprimersi come voleva, io ho un altro annuncio da farvi perché stiamo per avere in intervista colui che ha reso questa partita così spettacolare e che è andato contro tutto e contro tutti. Abbiamo in intervista Michelazzo. Ciao Eccolo! ragazzi. Ciao Michelazzo, allora, Ciao. ci hanno chiesto dalla chat come fai a camminare essendo così dominante dopo questa partita con Renekton 1v1 contro Annie, vabbè, uno scivolone da niente, ma esattamente com'è giocare questo Renekton che stava tirando dritto in base in Dominus? Diciamo che ho tolto le mutande perché le palle non ci stavano. Voi non sentite Tavernello, io lo sento. Che ha detto? Tavernello, ti muto. E su questo non avevamo alcun dubbio, ma parliamo di cose di cui non sappiamo. Parlaci di questa draft e di come si trova Renekton in questo stato del meta, soprattutto considerato che ci sono stati alcuni cambiamenti, ma sembra che Renekton non se ne sia stato affetto. Ah, sì, che è stato affetto, la gente non si accorge che è turbo broken. By the way, Ah, quello è il segreto. bannare Emilio potrebbe essere un consiglio piccolo per i Baz, visto che è il più broken del gioco. Dopo Piccolo, Renekton. eh? No, più di Renekton. Più di Renekton. Ok. Scriviamo. Mi raccomando, prendere nota perché qua c'è Sì. Michelazzo che ci Poi sta diffondendo il verbo. devi diffondere Ok. Scream. A proposito di Scream, siete riusciti ad interfacciarvi prima di questa prima giornata di Proving Grounds con gli altri team, soprattutto anche quelli nuovi che magari non conoscendo dallo scorso split ci poteva essere un particolare interesse di provare a vedere quale fosse il loro livello e se sì, com'è andata? Non abbiamo schermato il team del programma. Abbiamo Blind. schermato altre. In che Avete scrimato senso? quindi contro altri team? Questo Sì, non abbiamo è schermato il team del molto. programma. Ok, buono sapersi. Cioè, la preparazione dei team è una fase molto interessante da analizzare, soprattutto per vedere anche in che direzione si sta portando la squadra. A questo punto ti chiedo, chi desideri affrontare dopo aver battuto gli Angry Birds? Di nuovo. Batti 9 Di vinto. nuovo. Ok, Batti 9, 6-0. vedo che c'è molta attenzione per il nuovo. Secondo te come mai? Perché hanno roster stacked, player che vengono da PG, player coreani, Imperial. Hanno roster stacked, c'è poco da dire. Poi magari le roster mi fa schifo, non lo so se le, magari in scrim le perdono tutte. Però sulla carta sono roster più forti. Ok, quindi ci sono tante aspettative anche dal lato staff, dal lato della squadra, perché appunto, come hai visto, non sei la prima persona che avanza questo desiderio, no, di confrontarsi contro i Novo per riuscire a misurarsi anche con un team che a questo punto sembra fatto da un all-star rispetto a ciò che conosciamo in Proving Grounds. Michelazzo, oggi sei stato veramente di gran performance con il tuo Renekton. C'è qualcosa che vuoi dire in Grazie. ultima intervista? Dopo ci saluteremo anche per la prima giornata di Proving Grounds. C'è qualcosa che vuoi dire alla community di PG? Come? Top Gap! Ho capito bene? Top Gap. Top Top Gap. Top Gap. Può Gap, dire, raga. parolaccia. Si può dire, si può. No, è che mi mancavano alcune consonanti. Michelazzo, se non c'è altro che vuoi aggiungere, io ti ringrazio per questa intervista. Complimenti per questo game di oggi. Vi siete riusciti a prendere una grande rivalsa dal banter che c'è stato su Twitter precedentemente, ma ti siete Ah, difesi mamma molto mia, che bene, clown. soprattutto con la partita di oggi. Grazie mille per l'intervista, noi ci vediamo domani. Grazie. Ciao. Ciao! Posso dire Io solo una cosa? Proving veramente Grounds, mi sei grande. mancato tantissimo. Ci sei mancato tanto, Tantissimo. Provigra. Tantissimo. È stata una giornata stupenda, bellissima, piena di meme, piena di tutto. Non è mancato nulla. E difatti, voglio andare a guardare anche il recap della giornata. Perché, per quanto la classifica, ok, è vuota, nel senso,
stata solo una partita per squadra. Comunque andiamo a rivedere quello che è successo, perché si sia perso qualche partita, Novo contro i Fox, Novo hanno tirato abbastanza dritto. Stessa cosa che è successo però anche un po' con i Deltaland, che con gli FN che devono ancora riprendere campo, devono ancora abituarsi. Stessa cosa per questi GGF che non sono riusciti a battere gli Apocalypse e gli Underworld che surclassano i Buzz con una partita stracombattuta, questo è vero, ma gli Underworld vogliono fare tutt'altro rispetto allo split precedente. Ed è questa la giornata numero uno del nuovo split di Proving Grounds, che mostra come le cose possono cambiare, come si fa presto a vedere un nuovo scenario. Team che abbiamo lasciato lo scorso split con la mare in bocca, oggi iniziano già a trovare rivalsa verso un nuovo percorso che li potrà portare, chi lo sa, magari verso nuove soddisfazioni. Sicuramente il team che sarà da tenere d'occhio in questo split, e a detta anche delle interviste di oggi, è sicuramente quello dei Novo Esports, con elementi molto performanti che però potrebbero trovare tanta voglia da parte dei propri avversari di riuscire a far meglio. Potrebbero essere i nuovi enemies. L'hai detto. Io l'ho pensato, ma non l'ho detto. A livello di narrativa qualcuno doveva dirlo. Dici, prima o poi qualcosa doveva succedere. Sì, gli enemies hanno creato un po' gli enemies che hai anche in volto, perché non mi sono dimenticato. Tutto calcolato. Gli enemies che hanno dettato, hanno scritto la storia di questo Proving Grounds, andando a vincere tutte le partite, andando a soffrire un pochettino in quelle best of five, ma comunque tirando dritto. E quindi si può riscrivere, soprattutto perché più che sullo split, che ovviamente 14-0 è un record non imbattibile, ma che puoi puoi raggiungerlo, ma non puoi battere. Diciamo che non si può fare di più. Vero? Ma sulla questione playoff sì, perché lì hanno perso delle partite. Quindi un 3-0, best of 5. È vero, best perché erano best of 5, è vero, vero. Non best of 5, sì, quasi skippa subito, lo so che ormai siamo abituati a vedere molte best of 3, no? Ho cassato anche il CK, quindi ogni tanto capita, però tutte best of 5 lì si può migliorare. Io lancio solo questa monetina e ritorno indietro. Ok. Scopriremo se il mio collega avrà detto, e nel frattempo lo rimettiamo. A questo punto noi siamo in chiusura, perché è già volata, è già finita la prima giornata di Proving Grounds, ma non vi preoccupate, domani ce ne sarà un'altra, subito, quindi come tutte le settimane a venire, martedì e mercoledì, Proving Grounds sarà qui per scoprire quali saranno i team che aspirano ad arrivare al PG Nationals e confrontarsi ancora una volta al livello successivo. Ma qui è il campo in cui si scontrano i team che vogliono riuscire a fare questo passo, e hanno tutti moltissima voglia di combattere. Ma scopriremo come andrà, siamo solo alla prima giornata del nuovo Summer Split e ci sono così tanti team che abbiamo visto, così tanti giocatori nuovi. La narrativa è appena iniziata. Vero. Sono contentissimo di ciò, del come è iniziato questo split, pieno di meme, pieno di tutto, e continuo a ripetere, mi si è mancato Proving Grounds. Ed ora la serata è finita, noi andiamo a dormire, anzi andiamo a mangiare. Andiamo in pace, ma soprattutto pace. Un monito, continuate a memare, che Proving Grounds, noi vi ascoltiamo. Vi Forza leggiamo. Napoli, California, ragazzi. E nessuno ha fatto il California. Ok, facciamo così. Noi vi diamo l'appuntamento a domani. Vi diamo l'appuntamento sempre qui sui canali di PG Esports _LOL alla solita ora. E vi salutiamo con un California. Ciao!